Guerra Israele-Palestina, news dell'8 maggio 2024, notizia in aggiornamento. Molto lontana dalle richieste fondamentali di Israele, questo contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato in video sulla proposta di cessare il fuoco che ieri Hamas ha detto di aver accettato per Gaza. Israele non può accettare una proposta che mette in pericolo la sicurezza dei nostri cittadini e il futuro del nostro paese. Questo quanto ha affermato Netanyahu, ribadendo che Israele non consentirà ad Hamas di ripristinare il suo dominio malvagio sulla striscia di Gaza. Israele ha incalzato e non permetterà al gruppo di ripristinare le sue capacità militari per continuare a lavorare per la nostra distruzione. Israele ha preso il controllo del valico di Rafah. L'esercito di Tel Aviv ha diffuso sui propri canali il filmato che mostra appunto i carri armati che entrano nel lato palestinese del varco. I militari hanno sostituito le bandiere palestinesi con quelle di Israele israeliano. Nell'operazione sono stati uccisi 20 miliziani e localizzati 3 importanti tunnel. Questo quanto fanno sapere le forze armate israeliane. Il cessato il fuoco concordato da Hamas è molto inferiore alle richieste di Israele, ma una delegazione è arrivata al Cairo per ulteriori colloqui. Il sequestro e la chiusura da parte di Israele del valico di Rafah a Gaza solleva preoccupazioni sul fatto che le già scarse forniture saranno ulteriormente esaurite e porteranno a un disastro catastrofico. Il capo delle Nazioni Unite, Guterres, continua a lanciare un appello per il cessate il fuoco. La corrispondente di Al Jazeera, Kristen Salomei, ha affermato che il capo delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto un cessate il fuoco immediato tre volte in meno di 24 ore, facendo appello agli alleati di Israele affinché utilizzino qualsiasi influenza per impedire che l'invasione di Rafah continui. È interessante notare che le Nazioni Unite hanno rifiutato di assistere qualsiasi evacuazione degli soldati di Rafah in un'altra area per consentire un'operazione militare di questo tipo, ha affermato la Salomei. L'ONU ha affermato che ci sono anche troppe persone a Rafah, che spostarle sarebbe troppo pericoloso e che non esiste un posto sicuro dove possono andare, dato che le aree verso cui vengono indirizzati sono già sovraffollate e prive di acqua e servizi igienici e altri elementi essenziali di cui le persone avrebbero bisogno.